turn. Si alza il vento. Questo è l'antro della Iena, ma non c'è traccia di Calisar. Mered diceva la verità. Devo scoprire dove andrà. Io non voglio morire! No! Non deve prendere! Perché ha messo in gabbia uno dei suoi animali? Aiuto! Aiutami! Ti prego! Il vento. C'è una tempesta. No! Pietà! Grazie, Mejai. La Iena, dov'è? Non lo so. Io sono l'ultimo rimasto. Gli altri li ha portati via ore fa. Portati dove? A morire. Lo so. Le
le sue mani. Oh, dei! Le sue mani sono piene di sangue! Ora vai, amico. Sei libero. Penserò io a Kaliseth. Dove tieni i prigionieri Kaliseth? E perché? La tomba di Cheope. Descritta in ogni dettaglio. Non ho ancora finito. È lì che la troverò. Devo andare alle piramidi. Meglio stare bene attenti qua. Non puoi fuggire! Tutti in piedi! Qualcosa non va! Ti ammazzo con le mie mani! Wow! Thank you.
E come osi entrare qui dove lei è avvolta nel silenzio? Sono un Magi che ha superato molte dune per trovarti. Nasconditi pure, Iena. Questa tomba non ti proteggerà. Non fare un altro passo. Vattene via e perdonerò la tua intrusione. Siwa, non me lo permette.
Wow! Povero stronzo, io sono Iside. Detengo la magia. Questo luogo è sacro agli dei. Che cosa starà tramando? Vattene! Osiride non va disturbato. Questa porta... che cosa nasconde? Blasfemo! L'insonne addormentato. Non avanzare, o queste aride terre... Che posto è? Una tomba sotto una tomba. È qui che ti nascondi, Yeda! Quali orribili cose sono successe qui? Un luogo oscuro con una finestra per gli dei. Che razza di rituale sta officiando? Caliset ha disegnato questi simboli. Stava cercando di capirne il significato. È ancora caldo. E questo pugnale cerimoniale... è stato un sacrificio. Offerte a Osiride, protettore dei morti.
Il sarcofago è decorato con le dee della maternità. Ci sono strani simboli su tutta la superficie. Credo di aver capito cosa voleva fare Kaliseth. Kaliseth ha allestito un rituale. Ha iniziato invocando Osiride con queste offerte. Ha utilizzato un pugnale per sacrificare i prigionieri. Poi ha raccolto il loro sangue per qualche motivo. Voleva capire il significato di questi misteriosi simboli. Deve averli trovati in questa stanza. Quando ha capito il significato, li ha incisi qua. E ha concluso il rituale con un'ultima preghiera sul sarcofago. Kaliseth vuole riportare in vita qualcuno. Ma chi è stato sepolto qua giù? Nuova trasmissione. Segmento 3. Acquisizione simultaneità. Sono passati 95 giorni dalla grande catastrofe. La parola al messaggero. Ti starai chiedendo perché ti ho seguito. Era scritto, sai, il tuo arrivo. Proprio in questa stanza. Proprio in questo momento. I muri ci hanno detto del tuo arrivo quando ancora eravamo. Guardali. Non sono affascinanti. Alonso Limur. Stivok Limur. Questi muri raccontano una storia tragica. Una storia trascritta nei nostri edifici, nei nostri manufatti. Non la possiamo cambiare. Un mistero che ci sfida alla luce del sole. Tentativi di studiosi e scienziati, poeti e fisici, menti brillanti, cuori. Hanno tentato tutti di portare il cambiamento. Abbiamo fallito. Nessuno è riuscito a cambiare le nostre scoperte scritte tra queste mura. Da chi non lo sappiamo mai. Sappiamo che parlano del futuro che è, del futuro che è stato e del futuro che sarà. Abbiamo fallito nel modificare una riga, nell'aggiungere un unico punto. Era chiaro, dovevamo essere solo messaggeri. Ma messaggeri per chi? Per te. Abbiamo rinunciato all'abilità di leggere le storie dal tuo modello originario. Una porta che è anche un enigma. Un bambino. È mia figlia! Hai perso tua figlia? Oh no! Sta solo riposando! Ha interferito con il suo risveglio. Eppure ti sei unita all'ordine. Hai saccheggiato la tomba. Kaliseth! Non pronunciare il mio nome. Il mio nome non è degno delle tue labbra. Tu l'hai disonorata. Sono una buona madre. Pia! No! Non sei degno di affrontarmi.